Kendalls, siamo importanti. Ti va di invitare a cena una signora? Quando vuoi. Ti va stasera? Non ha importanza. Puoi liberarti? Bene. Perché, sai, è molto importante che ti veda questa sera. Allora è una cosa seria. Non è seria, ma è molto importante. Ci vediamo più tardi. Ti amo. Julie! Grace mi ha detto che eri qui. Sai, se non me lo diceva lei, non l'avrei mai saputo. Nessuno mi dice mai niente. Vi ho disturbato? No, parlavo di quando ero piccola. Hai trovato Sabrina! Sai, l'ho lasciata qui per te nel caso tu la cercassi. E hai visto? Sono così felice che... Ma il posto alla finestra è suo. No, sto bene. Sono solo un po' stanca. Mi fa piacere la vostra compagnia, ma sono veramente stanca. Posso restare io con te finché non ti addormenti? Su, vieni. Mi sembra che stia meglio ora che è uscita dall'ospedale. Sì. Rimani a casa? Credo. Vorrei poter fare qualcosa. Oh, bene, perché ho bisogno del tuo aiuto. Prendo l'aereo per Atlantic City. Oh. A mamma e papà verrà un colpo e non vorrei discutere con loro, capisci? Sempre al momento giusto, vero, Brenda? Dai, non vedo voli da un'intera settimana. Oggi è un giorno molto importante. Non sono affari tuoi, ma ho bisogno che tu mi dia una mano, d'accordo? Jordi! L'aereo equipaggio è a vostra completa disposizione per rendere il viaggio più piacevole. Bene, siamo già in volo. Sì. Stai ancora pensando... Sì, sono molto preoccupato per lei. Ma a me sembra che stia... Credo che mamma abbia ragione. Davvero? Sta molto meglio. L'amore è sempre la migliore delle medicine. Certo, ora Tyler deve mancare molto a Julie. Lui è un uomo meraviglioso. Ah, ecco. Posso dirti soltanto che... Io e Wally dobbiamo discutere di cose molto importanti. Wally? No, caro, non sono affari tuoi. Come sai, io e Wally dovremo parlare nel parcheggio, visto che non mi hai più procurato un documento falso come avevi promesso. Oh, povera bambina, dovrò salutarti con la manina dalla finestra del casino. Oh, ti ringrazio tanto. Mi sarei sentita in debito con te per tutta la... Jordi! Io sono un uomo di parole. Sì, per tutta la vita, in eterno. Beh, per cominciare offri da bere. Scusi, Stewart. Guarda, è così sereno che si possono vedere tutte le stelle in cielo. Sai che dice la gente? Che se in una notte serena guardi la stella più luminosa ed esprimi un desiderio, questo si avvera. Io non ho bisogno di una stella. Amore, questa sera ormai ogni mio desiderio si è avverato quando mi ha chiesto di sposare. Beh, sono sorpreso di vedere Jordi. Credi che io avrei lasciato che mia sorella venisse nella città del peccato senza una guida morale? Vorresti farmi credere che sei venuto qui per questo? Ma guarda che bel posto, amore, è stupendo. Sì, fantastico, Juan. E puoi vedere tutti i saloni. Jordi, non alzare troppo il gomito. Questa è la stanza del direttore e non è esattamente il mio migliore amico. Sì, d'accordo. Ehi, guarda. Questo posto è perfetto per me. Ti piacerebbe fare a cambio? Lasciarti quel posto dietro la scrivania? Quando vuoi, basta dire. Veramente? Sto scherzando, Brenda. Cosa hai detto, Jordi? Vorresti giocare a blackjack, vero? No, giocherò a blackjack più tardi. Vai. Proprio adesso mi è venuta voglia di giocare. Vuoi toglierti dai piedi? Ciao. Non voglio che tu mi fraintenda. Sono felice che tu sia qui. Ma ho un sacco di lavoro da sbrigare. Quindi prima di andare a cena, perché non vai di sopra? Ti prendi una stanza e poi possiamo tranquillamente... Lo farò, sta tranquillo. Non potresti corrompere il direttore nel frattempo? Ma sì, ci proverò. Allora dimmi, qual è questa notizia così importante? Oggi è il nostro anniversario. Eh? È il nostro anniversario. Sono 3 mesi esatti che il reverendo Park ci ha... Credo. Fuori legge sulla carta, forse, ma non nel mio cuore. Ehi, non ti ricordi più cos'altro è successo? Quel patto che abbiamo stretto con... Già. Se ricordi bene, hanno detto 3 mesi. Sono passati 3 mesi, hanno avuto il tempo di conoscerti. Papà ti ha anche offerto un... Che è ora di far rispettare le regole del patto. Possiamo sposarci ora. Che cos'hai? Niente. Ti ho appena fatto una proposta di matrimonio sul tipo vuoi sposarmi? Non lo so, è come quella che t'ho fatto io circa 5 mesi fa. Volevo dire che la cosa non era nuova.
quanto al patto che abbiamo stretto con i miei genitori, è arrivato il momento di prenderci quello che ci spetta. Brenda... Possiamo organizzare un matrimonio a giugno, dobbiamo solo decidere la data. Sei occupato la settimana dopo questa? Ah, sì, lo so. Senti, tu sai che voglio sposarti il più presto possibile. E ti giuro che non mi interessa se sarà un gran matrimonio oppure se ci presenteremo solo io e te davanti a un giudice di pace. E allora qual è il tuo problema? Non c'è nessun problema, credi. Wally McCandles, non provare più a cercare di nascondermi la verità. So quando c'è qualcosa che non va. Diventi più impacciato del solito. Brenda, sono solo 4 giorni che ho cominciato a lavorare qui. E allora? Ci vuole tempo per sposarsi, per organizzare tutto. Dobbiamo ancora trovare una casa, poi c'è la luna di miele, tu ci vuoi andare, perché? No? Tu no? Eh sì, certo, ma forse non è il momento giusto. Visto, era proprio quello che voleva dire papà. Avrei dovuto aspettarmelo, questo cambiamento. Amore, io e te ci sposeremo. Nessuno potrà mai impedircelo. Ma non possiamo farlo la settimana prossima. Va bene, allora quando? A luglio. A luglio? D'accordo, scegli tu la data. Vieni qui. Che c'è? Dove si ferma la pallina sarà il giorno delle nozze, eh? Sì. Beh, tiriamo di nuovo. No, non lascerò più che il nostro futuro venga deciso da una stupida roulette. Eh sì, hai ragione, hai ragione. Che ne dici di sposarci la prima settimana di luglio? Oh, amore, sarà perfetto! Così i fuochi d'artificio per la festa d'indipendenza saranno anche per noi. Ma è questo il tuo modo di mandare avanti la baracca? Tu, fuori, subito. Allora, mi hai sentito, bellezza? Ehi, Bumper, calmati e sta attento a come la chiami. Fuori, ho detto. Sta dicendo a me, Brenda Clegg, figlia di Sam Clegg, di andarmene. Ho sentito bene cosa ha detto. Sei molto... Vieni, Brenda, t'accompagno fuori. Casino. Beh, non è un prezzo troppo alto per spennare tanti ricchi pollastri. Balliamo, stiamo qui a chiacchierare. È una ricorrenza oggi, non lo sai? Sì, fidanzati da 3 mesi, a dispetto di chi non... Ci sposiamo, Jordi, ai primi di luglio, forse. Tu, che sei minorenne, e Coca-Cola. Oh, no, ora ho quei documenti falsi. Di, con calma. Sai, mi dispiace dirlo. Cosa? Molto tardi. Ecco ciò. Devi dirmi a che ora dobbiamo rientrare. Oh, quando ci pare. Perché verrò a casa tua. Ho detto a mamma che Giorgio e io andavamo ad Atlantic City e che saremmo rientrati soltanto domani. E non ha fatto storie. Non ho avuto il modo. Gliel'ho scritto. Beh, non festeggiamo soltanto il nostro quasi matrimonio, ma anche tutto quello che è successo quella sera. Lo spiritoso, mio caro. O rischi di dormire solo stanotte? Questo mai. Squaglio. Ma che ti prende? Sei appena arrivato. Scusa. Sì, lo so, ma c'è un'aria che non fa per me qui stasera. Credevo che volessi fare baldoria spendendo... I tuoi denti, vuoi tornare ad Atlantic City? Per me. Esatto. Grazie, Jordi. Beh, è un piacere. Ci vediamo allora, va bene? Ci vediamo. A presto. Che cosa ne dici di andare a casa e berci quello champagne, soli, soli? Che c'è? C'è Thomas laggiù. Ma va. Ma come no? Andiamo a salutarlo. Non l'avevo mai visto prima qui da Corky. Ehi, Thomas. Salve. Oh, presa. Non mi aspettavo di vederti qui. Come a casa mia. Stai bene? Cameriera? Ah, no, Thomas, senti. Senti, Thomas, come sei arrivato? Vorrei dirti una cosa. Non ti muovere. Ho
Ho paura che dovrai portarlo a casa. Ma come? Dovevamo festeggiare. Lo so. Doveva essere la nostra notte. Se lo mettessimo in un tassì. Non credo che sia il... Anch'io. Ehi! Che state bisbigliando voi due? Niente, credi, niente. Te lo dico in macchina. Coraggio, vieni. Dai. Ehi, gente. Dov'è la vostra nave spaziale? Sei carino ciao, così, Jordi. Vuoli. Ciao, Brenda. Guarda che vita da cani, tutto il giorno sdraiato al sole. È vero, poverino, il mio cuore sanguina per te. Sono pronto a fare il cambio col tuo lavoro, quando vuoi. Ehi, Jordi, perché non ti togli il vestito e ti stendi con... E adesso devo mettermi in alta uniforme. Di che accidenti stai parlando? Ho una cena ufficiale stasera. È tutta una messa in scena per i nostri ospiti, è di rigore la cravatta nera. La mia presenza è... Già, conosco quello straccio e mi dispiace per te. Grazie. Ma è presto, dai, siediti. C'è ancora tempo, dagli una birra, Wally. Subito. Fratellone, ti prego, ho bisogno di un tuo consiglio. Jordi? Nessuna crisi, veramente. Ma io e Wally stiamo cercando un modo per dire a mamma e papà che abbiamo deciso di sposarci il prossimo luglio. Secondo me c'è un solo modo. Cominciare subito a organizzare il matrimonio. Senza la mamma? Certamente, sarà. Quello che conta è che facciate le cose in grande. Per questo. E così, risolti i tuoi problemi. Tutti tranne uno. E cioè? Non sono sicura che Wally voglia ancora sposarmi. Orbio, in questi giorni hai uno strano senso dell'umorismo. Non lo so. Appunto. In questi giorni non faccio che lottare continuamente. Ah, sì? Con chi? Con che cosa? Con il casino. Ehi, no, già non l'ho detto per demoralizzarti e se l'ho fatto mi dispiace. Ti auguro tutta la fortuna. Jordi, avrai tutte queste cose anche tu. Il tuo lavoro finirà per piacerti. E uno di questi giorni incontrerai la ragazza adatta a te. So che succederà. Oh. Scusi, signor Jordan. Sì, cosa c'è, Bridget? Suo padre mi ha mandato a dirle che è atteso in casa. Non posso avere neanche un minuto tutto per me. Le chiedo... Certo. Voglio chiarire una cosa prima d'andar via. Parla. Voglio che tu sappia che ti amo. E che desidero sposarti più di qualunque altra non cosa so, al mondo. Non so, caro, io stavo solo scherzando prima. Beh, veramente... Io... Cosa? Non so. Le cose fra noi non sono più come erano prima. È vero, sono molto meglio. Non ne sono sicura. Ma sei impazzita, Bren? Pensa a tutto quello che abbiamo passato. È come quella volta che mi hai fatto entrare qui e i cani da guardia volevano fare il loro spuntino di mezzanotte con me. Beh, sì. Non è stato divertente, sai. E quando Bruno ti seguiva dappertutto e ci incontravamo nel ripostiglio della biancheria? Io lo amavo quel ripostiglio. No. E allora non è meglio adesso? Possiamo vederci tutte le volte che vogliamo. I tuoi genitori mi accettano. Lo so. Lo so. Sai dire soltanto lo so. Probabilmente penserai che sono un po' matta. Ma mi manca l'avventura. Ma di che stai parlando? Stavamo malissimo. Sì, sì. Anzi no, eravamo sempre in agitazione perché ci amavamo. Capisci che era una vita intensa? Tesoro, sai cosa voglio? Cosa vuoi? Voglio costruire un futuro per noi. Qualcosa che sia reale. Qualcosa di solido. Ma con qualche piccola avventura che ci ricarichi ogni tanto. Non è quello che vuoi anche tu? Veramente, ce l'avete fatta. Tua madre era preoccupata. Perché siamo in ritardo? Non dargli retta. Non ero assolutamente preoccupata. Mi sono solo limitata a dire che sareste arrivato in ritardo. Permesso? No, faccio spazio, Julie. Devo andare in chiare, scusate. Ah, Julie! Che bella sorpresa. Posso dare una mano? Ma certo, Mark, non dovevi andare a prendere lo champagne? È vero, sto diventando sempre più sbadato. Mi sei in forma smagliante, complimenti. Già, non mi sono mai sentita bene come in questo periodo. Sono così contenta. Lo dicevo a tutti che avevi solo bisogno di rivedere il tuo amato maritino. Come fai a essere così giovane e così saggia? Abbiamo fatto un errore. Brenda, te lo ripeto per l'ennesima volta, ti voglio sposare e quindi ti sposerò il 29 luglio come da programma. Già, ma secondo te sarebbe stato meglio non annunciarlo alla stampa? E allora lo annunceremo stasera davanti a tutta la famiglia. Non credo sia una buona idea. Dato che è una festa per Tyler, non vorrei metterlo in secondo piano. Bene, come preferisci. Cosa c'è? Vorrei essere presente anch'io. Sai, Clarissa è come una seconda madre per me. Se vuoi puoi dirglielo tu. Davvero? Ah, certo. A
Allora vado a dirglielo immediatamente. Perfetto. Ragazzi, propongo un brindisi in onore del nostro Tyler. No, no, Mark, dai. Oh, per il suo... Se vogliamo il discorso, avanti. No, no. E mi siete mancati molto anche voi. Ti ricordi di me? Marisa, hai un momento? Ma certo, cara. Cosa c'è? Beh, vorrei parlarti di una cosa. Ecco, ecco, vedi, è una cosa che riguarda me e Wally, ma preferisco dirtela io. All'aria di essere una cosa Infatti, seria. Infatti, e nello stesso tempo meravigliosa, se tu sapessi quanto sono felice. Insomma, di che si tratta? Wally e io ci sposiamo il 29 luglio, non è fantastico? Non ancora, ma credo che lo saprà molto presto. Che cosa vuoi fare? Glielo dirai a tua madre, vero? Mm. Io e Wally abbiamo già dato la notizia questa mattina, quindi lo leggerà sui giornali di domani. Oh, santo cielo, allora verrà a saperlo attraverso la stampa, senza che nessuno l'abbia avvertito. Clarissa, è l'unico modo. Con lei non è possibile discutere. Ho sempre provato tante volte a farlo, ma non mi è mai riuscito. Sai com'è fatto. Io lo so e non avrei voluto arrivare a tanto, ma non avevo altra scelta. Posso rubarti questa bella signora per un momento soltanto? Certo, con molto piacere. Julie? Sì? Posso parlarti un momento da... Julie, sono veramente contenta di vederti così in forma. Non mi sono mai sentita meglio. Da quando Tyler è tornato ho ricominciato a vivere. Di che cosa volevi parlarmi? Beh, non so da dove cominciare. Coraggio. Quando sei stata male, ero così spaventata. Provavo come un senso di impotenza. Che vuoi dire? Sentivo che non potevo aiutarti, che non potevo fare assolutamente niente. Sediamoci un momento. Brenda, io avevo un problema molto grave. Le pillole. Ma ora voglio guarire. Ho cominciato ad andare da una psichiatra. E sono sicura che guarirò presto, specialmente ora che Tyler è tornato. E ho sentito dire che forse adotterai un bambino. E ci sono sicura che riuscirai ad ottenere il bambino. In fondo mi sento in colpa. Di che cosa? Siamo stati io e Wally a convincerti a prendere Scotty. Spezzato il cuore e così è stato. Senti, tesoro. Io non voglio assolutamente che tu ti senti. È stato terribile perderlo, lo ammetto. Ma fa parte del passato. Ora voglio pensare al futuro. Non è vero, stai dicendo una bugia. E si vede. Ti farebbe bene parlare. Ormai è un sacco di tempo che non facciamo due chiacchiere. Ti ricordi quando parlavamo del significato della vita? Certo, e tu eri convinta che la cosa più importante della vita fosse la... Questo allora spiega tutto. Di che stai parlando? Ecco perché non ci siamo più visti. Evidentemente non hai più problemi di questo genere. E tu invece sì. È per questo che sei nervoso. Non sono nervoso. Ti conosco troppo bene. Ti prego. D'accordo, come vuoi. Tanto oggi sei di pessimo umore. Non ti chiederò neanche perché hai preso a pugni mio fratello da Mario. Sei contento? Brava. Di parlarne. No, affatto. D'accordo. Comunque sono sicura che avrai avuto i tuoi buoni motivi. E sono anche sicura che uno di questi giorni me li dirai, vero? Ho i miei dubbi. Il telefono. Rispondo io. Buongiorno a tutti. Ah, ci sono i toast. Buongiorno. Allora, si può sapere che cos'è questa storia? Di che stai parlando? Io ho solo detto buongiorno. Davvero? E hai detto molto di più al resto del mondo. È stata una tua idea oppure è stato... Ma quale idea? La notizia che c'è tra le pagine del Tribune. Brenda Clegg. Beh, e allora? Abbiamo annunciato il matrimonio, te lo dovevi aspettare. Sì, è vero, comunque avresti potuto avvertirci. È una cosa alla quale non eravamo preparati. Noi dobbiamo decidere. Avete promesso che avrei potuto sposarmi entro 3 mesi e invece ne sono già passati 4. Credo che abbiate avuto tutto il tempo per prepararvi. Noi abbiamo... Sia la persona giusta e quindi ho deciso di sposarmi. Brenda! Mamma, ormai ci sposiamo. Oltretutto l'abbiamo già annunciato questo pubblicamente. Questo non ha nessuna importanza. Ho già telefonato. Dite che volete, tanto non cambierà niente. Abbiamo fatto un patto e Wally e io l'abbiamo rispettato. Quindi ora ci sposiamo. Tornando alla tua vecchia strategia, vuoi intimidirmi? Tanto non funzionerà. Per prendere le tue decisioni. Sì, infatti. Comunque... Non capisco perché avete deciso di sposarvi in estate. Molti dei nostri amici sono in vacanza e ora... È vero, hai ragione. L'estate non è la stagione adatta per organizzare un matrimonio. Ah, finalmente. Ugualmente organizzeremo la cerimonia da soli. Brenda! Cosa che mi interessa davvero è diventare la signora McCandles.
Quindi, visto che non ve la sentite di organizzare questa cerimonia, adesso ci sposeremo a modo nostro, d'accordo? Ciao, come mai quella faccia? Una piccola discussione. Brenda, non andartene, dobbiamo finire di parlare. Scommetto che ti è passata la voglia di fare colazione. Mi è passato l'appetito, mangerò qualcosa più tardi ad Atlantic City. Ha 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 ha.